racconti le esperienze e hai, come dire, no, esplorato decine e decine di casi. È incredibile l'assonanza. L'assonanza, anche se non tutti vedono tutto nello stesso modo, però ci sono certi elementi, diciamo lo zoccolo duro dell'esperienza ritorna. Intanto per tutti la sensazione di grande accoglienza, di amore, come un grande abbraccio. Questo lo provano tutti, anche quelli che non credono in niente, che qui sono tornati assolutamente stupefatti perché hanno trovato qualche cosa che non pensavano, zero. E poi ci sono varie esperienze possibili. Per alcuni c'è il tunnel scuro che viene attraversato con in fondo la luce. Ecco, una cosa che vedono praticamente tutti è la luce in fondo a un orizzonte. Questo, cioè la luce, ecco, la vedono questo sempre. Questo mi ha colpito moltissimo, con la sensazione che la luce sia la meta del viaggio e anche con la consapevolezza che se raggiungeranno la luce non ci sarà più la possibilità di ritorno, perché la luce è la meta, è il divino. Ecco, ognuno la esprime a modo suo, ma sanno che è la meta. E infatti nessuno la raggiunge di queste persone, tutti tornano indietro. E però oltre alla luce vedono tante altre cose, il film della vita per esempio, rivedono tutta la propria vita. E poi rivedono la propria vita, dicono, con la possibilità di dare un giudizio etico del loro vissuti abbastanza diverso da quello umano, cioè un giudizio privo completamente di egoismi, di autocompiacimenti, di autoscuse, eccetera, eccetera. E comunque a un certo punto c'è qualche cosa che ti fa capire che devi rientrare. E questo qualcosa si può esprimere nei modi, ho trovato le modalità più varie. Addirittura qualcuno si trova di fronte a una muraglia, una porta chiusa, una siepe fittissima che non può attraversare. Oppure addirittura qualcuno, un parente che gli dice non è ora di tornare, di star qui, torna indietro. Addirittura una ragazza mi diceva che si è vista il nonno col bastone, dice vattene, vattene. Ci sono anche delle cose buffe così.